ciao a tutti ragazzi e bentornati qui sul canale di Ninedu. Finalmente un video gameplay. Allora, si parla di calcio mercato. Emre Can alla Juve. E già l'ho messo qui alla Juve, l'ho messo io manuale. Invece l'altro acquisto che ha fatto la Lazio è lui, Martin Caceres, già c'è quando fate gli aggiornamenti. Ok ragazzi, perciò valuteremo i due giocatori e come giocano. Io sono nella parte della Lazio perché praticamente mi sta incuriosendo tantissimo la Lazio in questo inizio campionato. E da tanto che non gioco su PS3, dovete capirmi. Ragazzi, allora, io vi dico la realtà dei fatti. Dovete scrivere nei commenti cosa volete davvero che io vi porto, ragazzi. Perché io aspetto i vostri commenti. Grazie per averci scelto anche oggi. Stanno entrando i due giocatori. Pronti, Stefano, sei carico? E le due squadre. Carichissimo, sto esplodendo, Pier. Stiamo aspettando solo il fischio d'inizio del direttore di gara. Match da non perdere, quello di oggi fra Ok, inizia. Allora, nei commenti scrivetemi cosa volete. Prima palla toccata per Caceres in questo avvio campionato, in questo avvio di stagione con la Lazio. Lissabetto Immobile. Gara che verrà diretta da Filippo Giacoletti. Caceres l'ho messo in un sistema 3 in difesa. Mamma mia che errore. Io Caceres, me ne piaceva tantissimo Caceres. La difesa della Juve è a 3, infatti ho scelto di metterlo nella Emre Can, primo tocco, attenzione perché sta Emre Can, attenzione, inizio pazzesco, è un centrocampista davvero pazzesco, davvero ottimo, è un giovane, gioca nel Liverpool ragazzi, ancora non è certo, però non si sa ragazzi, questo dicono che è la settimana decisiva. Comunque Martin Caceres, neo acquisto della Lazio. Ah, mamma mia, grande. Ci voleva molto. Emre Can. Comunque se ci fate caso ragazzi, Emre Can praticamente sta aiutando molto la Juve nella fase offensiva ed è Alessandro. Buona come cosa. Douglas Costa. Buggato. Douglas Costa è un mosso su FIFA Ultimate Team. Comunque ragazzi, cosa dobbiamo dire? Che praticamente questa, se voi volete ragazzi dei, non so ragazzi, qualsiasi cosa volete voi, scrivetemelo qui nei commenti. Perciò se volete portato un FIFA con qualsiasi squadra, oppure c'è qualche notizia a mercato e la volete applicata qui su FIFA 18 per PS3, vi ricordo, ditemelo qui nei commenti. Copio Michele Posa. Comunque scherziamo. Comunque la Juve si sta facendo avanti con Douglas Costa. Attenzione. Smanecciata di... chi è il nostro portiere? Non mi ricordo. Attenzione, Gonzalo Higuaín, il pipita. Caceres, possesso palla. Caceres, bellissimo passaggio di Caceres. Comunque un amico, allora uno di voi mi ha scritto nei commenti che vuole portato FIFA 18 un giocatore singolo e vuole un video. E te lo sto facendo, amico. Ho finito adesso, infatti la stanza è un po' disordinata. Proprio per questo. Attenzione! Chiellini con sicurezza. Grande Chiellini. Comunque se ci fate caso ragazzi, ancora ho finito ieri di sistemare la stanza. Ancora l'Xbox One la devo montare. Grande apertura per il Speriamo dai ragazzi, speriamo che sarà tutto pronto. Attenzione Dybala. Primo gol. Segna Dybala. Ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. Come può essere usato Caceres in questa Lazio, ragazzi? Palla girata sulla corsia. Ma Caceres può giocare in tantissimi modi perché la Lazio gioca con il 3-5-2, perciò praticamente o gioca in difesa in mezzo la difesa con gli altri uomini, oppure può giocare come esterno, perciò dare una mano in fase di disimpegno alla squadra, dare una mano in difesa, perciò puoi giocare anche nelle fasce. Ottimo ragazzi, per me è stato un affare ottimo dall'Hellas Verona. Vi ricordo, Caceres è spuntato qui alla Lazio, sta facendo molto bene, ha fatto
un campionato davvero come si deve, ragazzi, perché a quest'ora non era dove. Dalla Lazio ad arrivare qui fino a qui, dal Verona ad arrivare alla Lazio, ragazzi, è una strada davvero lunga. Ha dimostrato che è possibile anche in Italia costruire stadi di proprietà funzionali e belli, Alexandro, per assistere a una partita di calcio. Meglio tardi che mai, Pier. In altri paesi gli stadi di invece parliamo un po' di Emerson, il giocatore del Liverpool. Cominciamo. Parte il tiro. Higuain qui è stato molto egoista, la poteva dare ad Emerson. Caceres ha preso il numero 24 nella Lazio, perché vi ricordo è tutto aggiornato. Grande Caceres. Cross, pericolo scampato, decisivo il difensore. Allora, lì ci dovete fare, dovete perdonare, ragazzi, è da tanto che non gioco qui su PS3. Di palla. Pipita Higuain, attenzione, ma Pipita è un mostro. Su FIFA Higuain è troppo forte. Matuidi. Sicuro il portiere. Dai, grande. Alla perfezione. Ti stracosci. Can Emerson qui è preso il numero 25. L'arbitro manda tutti negli spogliatoi per il momento. 1-0. Nel primo tempo hanno commesso davvero troppi errori in fase difensiva. Effettivamente. Io volevo fare una cosa, un secondo. Vi dico un altro posto dove potrebbe giocare questo Caceres qui alla Lazio. Caceres potrebbe giocare anche qui a posto di Mauricic. Però lì, ragazzi, un po' ho paura, perché alla fine lì, se ci fate caso, lì la Lazio ha lì c'ha basta. Perciò un po' di paura ce l'avrei. Noi proviamo anche io, ragazzi, onesto, volevo provare anche Emerson. Ok, adesso giochiamo nel lato della Juve. Sostituzione prima che ci cambia. Con tre cambi tutti in nuovo acquisto. Primo tocco di Emerson. Cioè, come abbiamo visto, adesso abbiamo il nostro Caceres contro nella fascia sinistra. Mamma mia. Attenzione, Murcia. Mamma mia, Caceres. Lo vedete, già è più spronto. Mi piace, ma ragazzi. Caceres. Attenzione, Caceres. Mamma mia, tutto solo. Contrasto deciso di Matuidi. Alessandro. Attenzione, Merchan. Perdono palla, l'azione sembrava interessante. Perciò Emerson in questa Juve dove può giocare? Emerson in questa Juve, quello che conosco io, che ho letto nei vari siti, ragazzi, può giocare come centrocampista difensivo e come centrocampista offensivo, cioè aiutare la Juve in fase offensiva. Sarà un acquisto buono. La Juve in centrocampo ha Bentancur, Sturaro, Matuidi, Khedira, poi a Pjanic. Io penso, ragazzi, che sarebbe un buon sostituto per Khedira, perché Khedira non può sempre giocare. Poi, se non ricordo male, è infortunato, mi sembra, Khedira. Ragazzi, se la Juve affonda questo colpo, allora fa bene, perché praticamente la Juve alla Champions League, io penso che, Alexandre, se non ricordo male, Emerson può giocare la Champions, perciò alla fine mi sembra che il Liverpool non era in Champions, ma se non potrebbe giocare la Champions, alla fine, ragazzi, se ne frega,
per il campionato italiano, per la Serie A, è molto utile, perché la Juve, se non vi, se vi ricordo bene, la Juve ancora ha tanto da giocare, perché la Juve vuole lo scudetto e deve farcela. È un giocatore in più in quel ruolo, ci può anche stare. Ragazzi, vediamo Emerchan. Comunque su overall, su FIFA, qui su FIFA 18 PS3 ufficiale è 80. Un overall non male, ragazzi, per potenzionare la Juve. Mamma mia. Comunque, sapete, ragazzi, mi sta piacendo tantissimo Emerchan. È un ottimo giocatore, aiuta bene la squadra. Sai cosa vi dico, ragazzi? Se la Juve affronta questo colpo di mercato, io gli do un ben 7. Poi giustamente bisogna vederlo nella realtà come gioca, ma si è sentito parlare molto bene di Emerchan, perciò ragazzi, la Juve deve affondare il colpo. Mentre la Lazio, per l'acquisto che ha fatto, mai ufficiale, ha fatto bene per il gioco che ha. Poi ragazzi, la Juve sta giocando, la Lazio sta giocando molto bene, perciò si inserisce bene e recupera. Vuole restare in quelli in quella ruolo in classifica, in quella posizione della classifica, perciò praticamente ha fatto bene, ragazzi, ad affrontare sto colpo. E poi un'altra cosa, ragazzi, il grande hanno perso palla. Caceres risponde. Il grande Caceres, ragazzi, se non, non vi ricordo male, può giocare sia nella fascia di centrocampo sinistra, sia come terzino e sia come difensore centrale. Perciò versatile. E poi, ragazzi, per giocare, poi la Lazio ancora la Coppa Italia, perciò ancora anche l'Europa League, perciò alla fine, ragazzi, è un giocatore che può servire a questa Lazio. Segna Lucas Leiva. No, ragazzi, le facciamo pareggiare. Palla troppo tenera per il compagno. Higuain. Vi giuro, ragazzi, dalla PS4 a qua cambia tantissimo. Nani. Perciò ragazzi, fatemi sentire nei commenti quale altra partita volete, ve ne porterò più di una, tranquilli. Bravo a intercettare questo pallone, non era facile. Dai, 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 dai. Buono il Matuidi. Si avvicina all'area. Mamma mia, Emerchan, che cazzo, interrotta senza problemi. Poi lo combina. Comunque, pareggio dunque. Ottimo questo acquisto per la Juve. Ottimo Emerchan per la Juve. Il mio voto per i due acquisti fatti, uno della Lazio e uno della Juve, è un bel la Juve ancora non l'ha acquistato, perciò c'è il punto interrogativo. Per la Lazio, che mai l'ha acquistato, il voto che gli do personalmente è un bel 8. Dai, ragazzi, 8, perché è versatile, lo puoi fare giocare in centrocampo, lo puoi fare giocare in difesa, lo puoi fare giocare nelle fasce, lo puoi fare giocare come terzino. È un ottimo giocatore. Martin Caceres cresce, sta crescendo, ha fatto gol alla Juve, realizza gol, perciò vale, ha fatto bene proprio la Juve ad acquistarlo. Poi invece la Juve, se acquista Emerchan, fa bene, perché è un ottimo centrocampista e può servire alla corte di Allegri. Io, ragazzi, vi saluto, noi ci vediamo nel prossimo video. Ditemi che altri giocatori volete che io inserisco nella su FIFA, cioè che faccio i trasferimenti io, voci di mercato, e niente, ragazzi, noi ci rivediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi.